Eccoci qua cari amici, riepiloghiamo. Oggi 29 settembre, sono qua in compagnia di amici, si ritorna da un raduno di camion storici. Ci sono tre camion, c'è il Berna, il bravissimo Bruno là, in lontananza lì abbiamo il Piazza 42 del bravo Vittorio Sandrini e purtroppo, colpo di scena, Scania 112 ha qualche problema, si è bloccato qua su un raccordo di tangenziale. Siamo qua ad Affi a Verona e niente, vediamo un po' i nostri amici perché il problema è questo, presenta l'anomalia questa, il gasolio non arriva più e si cerca di riattivare con qualsiasi mezzo appunto questo camion perché si possa arrivare a casa, Vediamo un po' qua i nostri amici con i loro roba, trattamenti, se riescono a fare qualcosa. Le fili è corti, no? Sì. Allora si ferma il travaso dal canistro al camion, si avvia, stop, perché sennò dovevo correre da qua a staccare la batteria. Vediamo un po' se con questa specie di travasi si riesca a risolvere il problema facendo aggiungere il gasolio qua al motore, insomma, nel senso che possa avviarsi. Vediamo un po' qua, queste sono un po' le dirette del vecchio mare. Cani a fare il diesel spare, ma chiaramente se c'era il motore elettrico insomma partiva, io sono sempre viva i diesel, qua l'ibrido, viva i diesel. Hai bevuto oggi per parlare di elettrico? Sì, guardate qua, vediamo un po' qua se riusciamo qua a sbrogliare la situazione. Manca il gasolio, cioè praticamente il gasolio c'è ma non arriva, vediamo un po' con Bruno che pompa. Ma arriva già il tubo, eh? Sì, arriva. Eccoci qua. Prova col motorino, va là per cacchino. Non fa mille da pompa, eh? Occhio, eh? Occhio. Va pian cretino, ostia, no? Stiamo vivendo momenti di preoccupazione qua, Prima si scherzava dicendo che gli Scania sono inossidabili. L'abbiamo fatta? No, ma fermi, ancora. Ci è mancato poco qua, E niente, momenti drammatici a questo punto, gli Scania che hanno spazzato via i Fiat per essere competitivi qua col Brennero negli anni 80, Così mi ha sempre detto Martin. Dica qualche parolina, parolina. Vogliamo stare qua tutta la notte o Ma dopo arriva anche le zie, allora. Dopo arriva le zie, esatto, qua. Rovinati. Povero Giorgio ha sempre detto che gli Scania partono subito, no? Rendi proprio più perché lì una roba capelata. Ecco qua ragazzi, insomma. Poi sembrava un problemino da poco, no? Chi la sentiva dura o molla prima? No, molla. Vabbè, cosa è dura, prova. Dove sono andato in pressione? Forse mo larga un attimino spurgo lì. Da 25 giù a meno. Fammi vedere se che colpisca. Ma se lo spurgo molendo un attimino un iniettore con una chiave, esatto. Invece di aprire il molendo un iniettore, quando vedo che arriva la nafta, è più dura adesso o sbaglio? È un po' più dura. Allora pompa. No, ma quella 17. No, non sta a toccarlo col binocello. Dammi che l'altra. 19 penso che sia. 19, esatto. Eccoci qua, scambio di chiavi qua, qua. No, la miniettore, il primo. Poi arriva il bravo Gio. Bruno. Ah, non devi toccarlo lì, perché l'hai diventato lì, vale? Sì? Oh, allora, l'iniettore fa rigenerare il motore, si butta fuori l'aria, perché fa da partire, o no? Sì, fa del 3. Ah, dura come prima, chita? Allora, se non si muove lì, vuol dire che non la pompa? Esatto. Quella è vera. Eccoci qua, ragazzi, qua abbiamo capito che il gasolio non arriva qua, Siamo in difficoltà qua. Insomma, questo è un po' il report qua del vecchio Marvin qua da Affi, Verona. Un ricordo. Prima abbiamo scherzato, si diceva appunto che i Fiat non muoiono mai, nonostante abbiano la loro età e insomma
lo Scania, che aveva superato di gran lunga i vecchi Fiat negli anni 80, insomma qua Scania dell'87, appunto oggi ha qualche piccolo problema, insomma. Ecco qua ragazzi. E niente ragazzi, vi ho dato così un po' così questa diretta e tutto, scusate se sono state parole lunghe, ma insomma sono, ragazzi, sono così, insomma anche questi sono record, io spero appunto anche di riuscire a tornare a casa, vediamo un po' qua, il sole mi sembra che sta tramontando, la sera arriva, eccoci qua. Guardate qua, immagini pazzesche. Ecco qua. E niente, dai, salutiamo il bravissimo Giorgio, proprietario di questo Scania. Qua Giorgio, qua. Ogni tanto questo Scania mi sa che si blocca un po' spesso. Niente ragazzi, dai. Diretta per le lunghe, dai. Vediamo un po' qua se... sta diventando dura. Arriva? Ah no, la vedo, sì, vedo. Arriva, arriva il gasolio, vedo. Fermo, sto parlando. Vediamo se mette a perdere. Metti in moto, dai. Vai. Stavolta ci siamo. È la diretta qua. Ragazzi, dai, ho aspettato fino adesso. È diretta pazzesca qua, Vediamo, difficoltà qua. La Scania qua, Stavolta non è problema di bronzina qua. Oh, bronzino! Ah, ah! Che Marvin ha fatto bene a tenere la diretta! È record! Scagna a parte! Esperienza qua degli autisti, come Bruno! Come bravissimo Vittorio qua! Giorgio, Luciano! Spettacolo, dai! Si va a casa! Giorgio, ce l'abbiamo fatta qua, Immagini da brivido! Lo Scania ruggisce! È ripartito! Guarda qua, giù! Un record che ti sei perso, il tuo amato Scania, quello che non si ferma mai qua, Spettacolo ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Io non ho fatto niente! Saluto tutti gli amici di YouTube! Saluto Taribello, che è un amante dei camion qua. Adesso volevo fare l'ultima immagine conclusiva, se riesco a passare. Guardate là la pazzia, guardate qua, Marvin sfida appunto la strada, guardate, è pazzo qua in mezzo per fare il repo, eccolo lì ragazzi. Con questo vi saluto, pare che il problema sia andato a buon fine. Bravissimo Bruno qua, guardate qua ragazzi, lo Scania aveva problemi, il gasolio non arrivava e dopo un po', insomma, si è riusciti qua a ripristinare la situazione e a portare a termine questa missione che sembrava quasi impossibile nel finale. Insomma, dai, si parte adesso, eccoci qua, il vecchio Marvin ancora una volta sfida il traffico qua. Guardate qua, una mini auto di plastica, chiaramente, attenzione, vai Marvin, ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Insomma, queste sono un po' le dirette del vecchio Marvin, buono, dai, ce l'abbiamo fatta, si va a casa, cosa dici Vittorio, lo Scania alla fine? No, il Bruno alla fine. Bruno? E la pompetta del Vittorio. E la pompa del Vittorio, Dica Giorgio, è l'unica roba valida con la stella, capisci? Esatto! Col Mercedes non ci sono problemi, dice Bruno. Ha fatto il meccanico una vita alla Mercedes. Ragazzi, spettacolo! Si riparte! Scagna 112. Ciao a tutti! Scusatemi di questa diretta lunga. Salutiamo anche la bravissima camionista Monica, che ho avuto modo di conoscere al raduno, le zone di Brescia. Ciao a tutti, spettacolo!
viva la Joe, viva il camion d'epoca, gasolio arriva, ciao a tutti.